Scusatemi amici, ma sento dal profondo del cuore di farlo. Caro Luca, io, come già ti ho scritto su Facebook, ma penso in tanti altri, sicuramente siamo vicini a te perché purtroppo questo Covid ha penalizzato e sta continuando a penalizzare tantissime persone, anzi, preghiamo veramente affinché questa epidemia, pandemia possa finire quanto prima, soprattutto trovare una cura o un vaccino. Spero vivamente che chi tra i tuoi amici più stretti, come anche ho sentito nella diretta che tu e Michele avete fatto ieri su YouTube, ti possano un po', venire incontro con diciamo i bisogni principali. E che dire, dispiace leggere attraverso il tuo profilo o fonti comunque attendibili che tu sei risultato positivo al Covid. Certo, ora ti diamo forza, coraggio, perché ti rivolgiamo ancora più forte, cioè non che ci mancherebbe adesso, insomma. È ovvio, chi prende un caso di positività al Covid non è una cosa da essere felici, però sicuramente tu, diciamo, io come anche detto nella diretta di ieri di Michele, che sei, diciamo, diversamente giovane, va, diciamo così, quindi è ovvio che Michele, facendo a meno di te nelle telecronache di Raw, SmackDown e NXT su D-Max, avrà un lavoro da fare un po' più corposo, però sicuramente, ovviamente, questo è stato fatto anche da parte tua nei confronti di Michele. Quando eravate ancora in termini contrattuali con Sky, quando eravamo già purtroppo in periodo di pandemia, e dire, caro Luca, forza, ti rivolgiamo subito di nuovo in telecronaca su D-Max, siamo sicuri che vincerai tu sul Covid e non il Covid su di te. Quindi, grande Luca, ciao alla grande, viva la gnagna, ciao!